Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è il giorno della Pentecoste e le letture ci invitano a riflettere sul mistero della discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente. La prima lettura di oggi ne è la descrizione. Pentecoste era una festa giudaica che si celebrava 50 giorni dopo la Pasqua. Era la festa del raccolto e della rinnovazione dell'alleanza ed era una delle tre feste imposte dalla legge mosaica. Non è una coincidenza il fatto che lo Spirito Santo discese proprio in quel giorno. Infatti, con il dono dello Spirito di Dio si inaugura la nuova alleanza ed è promulgata la legge nuova, quella dell'amore. Con la discesa dello Spirito Santo si compie ciò che hanno annunciato i profeti e ciò che ha promesso Gesù. Vi sono dei segni esterni di questa presenza dello Spirito, e i segni, come abbiamo ascoltato, sono le lingue di fuoco e il dono delle lingue. Il dono delle lingue permetteva agli apostoli di farsi comprendere dalla folla di pellegrini, i quali giungevano dalle più svariate parti del mondo allora conosciuto. La Pentecoste si contrappone dunque a ciò che accadde a Babele. A Babele, come conseguenza del peccato, si spezzò l'unità del genere umano. A Pentecoste tutti i popoli della terra anche parlando lingue diverse si uniscono nella fede e nell'amore. È sempre così il peccato crea divisioni, la grazia di Dio invece fa di noi un cuor solo e un'anima sola. Ciascuno di noi lo avrà sperimentato chissà quante volte, con il peccato ci sentiamo lontani da Dio e lontani dai fratelli. Un antico autore scriveva che noi siamo come dei raggi, mentre Gesù è il centro da cui partono questi raggi. Ebbene, quanto più ci avviciniamo a questo centro, tanto più siamo vicini gli uni gli altri. È sempre il peccato che distrugge l'unità del genere umano. Anche i peccati più nascosti Misteriosamente alimentano la spirale di odio e di divisione che serpeggia nel mondo. Al contrario, se lo Spirito Santo dimora in noi, ci sentiremo fratelli. Nella seconda lettura di oggi, San Paolo ci esorta a camminare secondo lo Spirito e non secondo la carne. Egli parla del conflitto che tante volte avvertiamo tra la carne e lo spirito. La carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Vi è come una lotta dentro di noi, e per vincere dobbiamo molto pregare. San Paolo parla poi delle opere della carne che sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. A queste si contrappongono i frutti dello Spirito Santo, Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Dobbiamo convincerci di una cosa: il bene è impegnativo, mentre il male è molto facile. È faticoso salire, ma comunque noi dobbiamo andare in alto. La strada per arrivare all'amore, alla gioia e alla pace è una strada in salita, una strada che non è adatta ai poltroni. Lo Spirito Santo è il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra, il fuoco che brucia la nostra mediocrità e ci arricchisce con i suoi doni. I doni dello Spirito Santo li abbiamo ricevuti con la cresima, ma sono come dei piccoli semi che devono essere irrigati dalla nostra preghiera per giungere a maturazione. Nella vita dei santi possiamo vedere il loro pieno sviluppo. Oltre ai sette doni, lo Spirito Santo elargisce i carismi, che sono propriamente la sua particolare manifestazione, unica e irripetibile. Questi carismi sono diversi in ciascun cristiano e sono dati per l'utilità comune sono come delle capacità che devono essere messe al servizio di tutti. Da questo si comprende quanto ogni fratello e ogni sorella sono preziosi agli occhi di Dio, perché da lui hanno ricevuto una missione particolare da svolgere all'interno della Chiesa. Alla luce della preghiera e dietro il consiglio di una buona guida spirituale, si riuscirà a discernere qual è questo particolare carisma da far fruttificare per il bene comune. Infine lo Spirito Santo produce in noi cosiddetti frutti enumerati da San Paolo nella seconda lettura di oggi. Lasciamoci sempre guidare dallo Spirito Santo e in noi si produrranno questi meravigliosi frutti. Non si può trascurare un particolare. Insieme agli Apostoli, dentro il cenacolo, quando discese lo Spirito Santo, era presente Maria Santissima, dove c'è lei, lì la terza persona della Santissima Trinità scende in pienezza. La Madonna era presente a Nazareth, quando il Figlio di Dio si fece uomo, ed era presente nel cenacolo a Pentecoste, ove nasceva il corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Quanto più lo Spirito Santo troverà Maria in un'anima, tanto più compirà meraviglie di grazia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.